Benvenuti a tutti nel mio canale, io sono Miur. Oggi tratteremo un video super diverso. Oggi siamo nel mondo di World of Warship con una nostra nave. Io sono molto affezionato a questa nave in quanto la ritengo un po' una nave maledetta e vi racconto subito il perché. Lo Zara è un incrociatore pesante della Regio Marina, per chi non è un po', diciamo, non mastica molto World of Warship. E in questo caso, come stavo già dicendo, è un incrociatore pesante della Regia Marina. Infatti rappresenta la sua stessa classe, quindi lui rappresenta la classe Zara. La classe Zara, all'interno di questa classe Zara ritroveremo anche il Pola, il Fiume e il Gorizia. Questi quattro incrociatori rappresentavano non per niente rappresentavano una delle grandi spine dorsali della Regia Marina. Infatti loro parteciparono in vari conflitti, infatti partecipò alla battaglia di Punta Stilo, se non ricordo male, e anche alla battaglia di Gaudo, e anche, che poi ovviamente fu il preludio, prima della battaglia di Capo Matapan. In questo caso, come vi stavo già dicendo, la nave nasce nel 1930, ben precisamente il 27 aprile 1930, e dopo vari anni, dopo vari collaudi, la nave si poteva definire effettivamente, ovviamente non in quel periodo, ma vi assicuro che era una Ferrari dei mari. Una nave del genere che faceva i 32 nodi, e in questo caso riusciamo a fare anche i 33 con le bandierine, vi assicuro che non era qualcosa che si vedeva tutti i giorni. Questa nave, a parer mio, è anche molto elegante, infatti riuscivano ad avere una torretta, o meglio delle torrette, quindi delle casamatte non troppo alte, e quindi gli permettevo effettivamente una sopravvivenza abbastanza alta. Non per niente lo Zara in questo caso, il termine del suo percorso di vita si concluse andando in salvo, quindi dopo una chiamata di soccorso del Pola, che era uno dei suoi faceva parte della sua classe, dopo essere stato colpito da un siluro inglese, in questo caso appunto essendo stato bloccato, o meglio in maniera tecnica possiamo dire che era stato vincolato, in quanto era senza elettricità e senza motricità, quindi non aveva modo di muoversi il Pola. E quindi, dopo aver chiamato in soccorso lo Zara, e insieme allo Zara si unirono anche il Fiume e il Gorizia, andando in soccorso in acque amiche, perché alla fine il Pola si ritrovava ancora in acque amiche, nonostante la loro superiorità a livello di velocità, non avevano il radar. Il radar che purtroppo fu la condanna per loro. Io penso che in quel periodo, nonostante fosse ancora un qualcosa di non definitivo, un progetto definitivo che poteva essere applicato nel mondo marittimo, in questo caso fu una grande svista da parte della Regia Marina, in quanto determinò la fine di questa bellissima nave. Infatti lo Zara fu colpito da diverse salve proprio sui punti vitali, e nonostante tutto, questo vi fa capire quanto il progetto fosse valido, infatti la nave riuscì ancora a navigare. Nonostante tutto però le condizioni erano veramente pessime, e loro, non riuscendo effettivamente a individuare i colpi da dove partissero, effettivamente loro decisero l'abbandono della nave, in quanto era inutilizzabile. Nel frattempo il capitano, o meglio il comandante, non riuscì a dare l'ordine in tempo dell'autoaffondamento, e furono colpiti praticamente in quel momento da altri quattro siluri che fecero saltare in una maniera brutale lo Zara. Infatti ora torniamo a noi e vediamo un po' anche le caratteristiche di questa nave. La nave, allora, per ritrovarsi a un livello 7, possiamo dire che effettivamente è abbastanza competitiva. Una cosa che vedremo durante il gameplay è il fatto che è una nave che non ci permette di avere gli HE, ma appunto, come ho già detto, lo rivedremo più in là.
Partiamo da una manovrabilità di 32 nodi, però fidatevi che con le bandierine e altre piccole modifiche lo Zara può sicuramente superare questa velocità. Raggio di azione, o meglio di virata, è abbastanza buono. Fidatevi che per essere un incrociatore pesante si muove come se fosse quasi un destroyer molto grosso, ecco, non voletemene. Ha un raggio di rilevabilità del mare di 13 km e quindi non è... diciamo che ci sono, diciamo, sicuramente incrociatori che hanno un raggio molto più basso. Hanno un'ottima contraerea. Il problema della contraerea italiana è che inizia quando ormai il nemico è già in prossimità. Sicuramente ci sono delle contraeree che partono già dai 6 km, in questo caso parte già dai 4,6 km. Diciamo che gli altri partono da 6, non proprio 6 km, 5,5. Noi abbiamo sicuramente un'ottima difensiva, quindi un'ottima potenza di fuoco a livello di contraerea, però non ci darà effettivamente una sicurezza, diciamo, di sopravvivenza, soprattutto se parliamo di bomber o di aereo siluranti, che sicuramente se vi sganciano a uno, massimo un chilometro e mezzo, il siluro, vi assicuro che non è assolutamente facile. Ci permette sicuramente un'ottima agilità della nave, in quanto, come avete già visto, la manovrabilità permette in 580 metri, scusatemi, di poter sviarsi in piccole manovre. I siluri monta due set da tre siluri per 533 mm. La portata non è assolutamente male, cioè sicuramente c'è di meglio. Il problema è la velocità, quindi ci dà un'ottima portata, però purtroppo la velocità non è ottimale. Contate che ci sono siluri che vanno bene a 90 nodi, quindi fate un po' voi. È la caratteristica appunto dei siluri italiani. L'artiglieria non è assolutamente male, la corazzatura anche, e vediamo un po' subito. Vedete infatti che non è assolutamente male. Purtroppo, come ho già detto, sicuramente ha la Santa Barbara non è proprio alta, però si poteva fare di meglio. Insomma, è un progetto che a parer mio piace, ovviamente è soggettivo, c'è a chi piace e chi no, ma la... Ebbene, si parte in questa battaglia. Allora, vi sono sincero, non gioco da un bel po', anche se l'ho lasciato un po' nel dimenticatoio questo gioco, non perché non mi piacesse, ma per questioni di priorità. Ma oggi lo stiamo riprendendo e quindi ora partiamo in navigazione con questa bellissima nave. E la situazione è abbastanza tranquilla perché siamo solo all'inizio, anche se ho visto una diminuzione dei partecipanti. Poi ho visto che sono spariti di nuovo i sottomarini, poi li rimettono, poi spariscono. Insomma, è un po' un casino questa situazione. Devo dire che però hanno creato un rendering molto molto bello, per fortuna, diciamo, ho la possibilità di metterlo al massimo del settaggio, e devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro, veramente un ottimo lavoro. Anche il rendering delle onde, della prua che sbatte contro l'acqua, che impatta contro l'acqua per lo più. Allora, come vi ho già detto, effettivamente le navi italiane, non solo questa, al posto degli HE monta i SAP, quindi è improbabile che vedrete un incendio in tutta la vostra vita, a meno che non sono le secondarie che sparano. Per quanto riguarda la velocità, come vi avevo detto, la spottabilità era settata su 14, ma con le varie mimetiche e varie tipologie di bandierine vi permette di avere una visibilità molto più bassa, quindi effettivamente lui non ci potrà vedere finché non arriva sui 13 km, insomma. Infatti, a meno che non sparate, quindi ci spottano. La velocità, come vedete, è veramente ottima, 32 nodi era senza bandierine, con le bandierine qualche modifica, fidatevi che fa anche 33-34 nodi, 34 penso di no, penso più sui 33. Allora, come vedete, allora, l'unico modo per evitare di subire danni, anche perché la nave è abbastanza veloce, è abbastanza dinamica, quindi vi permette veramente di evitare, non dico non alla Matrix, ecco, mettiamola così, però vi permette effettivamente
di garantirvi un minimo di superiorità a livello di velocità, soprattutto se ve la giocate attraverso i piccoli solotti. Qui ho fatto un piccolo errore, in quanto purtroppo gli ho dato il fianco. Per fortuna la sua mira non era delle migliori e quindi ci ha garantito un minimo di sopravvivenza. Noi cerchiamo di puntare sulla linea di galleggiamento. Sbaglio a usare gli AP, avrei dovuto utilizzare i SAP, anche se ci dà 2000 di danno, un po' veramente pochissimo. Diamo un minimo di convergenza con i siluri, via, li mandiamo, sperando che un giorno, chi lo sa, incontrino lo scafo di una nave. Noi facciamo l'ultimo colpo prima appunto che quella nave sparisca da dietro gli scogli. Nel frattempo effettivamente vediamo quel destroyer. Allora, effettivamente la situazione è questa: puntare un destroyer anche a 9 km, quasi a 10 km, è veramente difficile, nonostante poi dipende dal giocatore, ecco, da chi abbiamo davanti. E in questo caso vi garantisco che lui praticamente non ci ha cagato minimamente, quindi mi capita ogni tanto di trovare in partita veramente delle persone che cioè guardano tutt'altra parte. Guardate, lui va proprio, cioè, nella nostra direzione senza virare nulla. Noi continuiamo nonostante tutto a sparare, nonostante la mia mira faccia un po' pena. Noi ovviamente proviamo a fare quello che possiamo, passiamo ai SAP perché sappiamo che possono garantirci effettivamente un danno molto più alto. Io vedo che praticamente lui non fa un minimo di virata, cioè penso che lui abbia messo tipo un pilota automatico, mi viene a pensare questo, perché in questo caso guardate, lui continua, addirittura subentrano le secondarie, e come vi avevo già detto, solo le secondarie vi possono garantire effettivamente un incendio. Lui continua, guardate, cioè proprio praticamente, forse sono stato anche un po' fortunato, mi capita praticamente il giocatore dell'anno meno sveglio, quindi spero che non la prenda sul personale se guarda questo video a distanza di qualche tempo. Io ti ho voluto bene, quindi ovviamente non pigliarla sul personale. Addirittura guardate, lui non ha fatto né variazioni di velocità né di rotta, nulla. Cioè io ho smesso di spararlo perché ho detto guarda, ora se si prende un siluro, infatti è così, guardate, 1, 2, bam, addio. E possiamo dire che lui è andato a fare i colpi. Ora, effettivamente vediamo che ci sono dei siluri che arrivano in maniera sporadica, quindi mi sa che lui effettivamente se ne era reso conto, però non ha avuto la prontezza di cambiare rotta a velocità, ma almeno un minimo. Purtroppo la mia svista era proprio, infatti ora ci prenderà e incassiamo il colpo e stiamo zitti praticamente. Allora, la situazione è questa: da quello che vedete effettivamente ci sono due incrociatori dalla parte opposta di questa isola. Soprattutto a questo tier, soprattutto se siete a tier 7-8, la nave vi garantisce una superiorità non indifferente. Quindi io mi vado di infastidire per un attimo quella corazzata, anche se penso durerà pochissimo, soprattutto perché le hanno appena lanciato 6-7 siluri. Ok, è morta, credo. Sì, è morta, infatti. Lo scane lo ha annichilito praticamente. Allora, ci troviamo praticamente davanti 1, 2 incrociatori. Allora, io per convergenza li sparo 3 siluri. Ogni tanto mi faccio lecca, quindi non capivo il perché. Poi ho scoperto che era il mouse che era il problema. Ora, tornando a noi, cerchiamo. Guardate, lui sta guardando da tutt'altra parte, quindi mi sa che siamo finiti in una partita in cui praticamente mi sa che la gente qui non ci vede, o non lo so, non ho capito bene. Quindi cerchiamo di arrecare maggior danno. Purtroppo ho fatto un piccolo errore, nel senso che mi sono messo davanti alla sua prua, anche mentre lui soprattutto stava già facendo la convergenza con i cannoni. Io quindi cerco di chiudere tutto l'angolo, effettivamente, in modo tale che gli diamo la prua e quindi non gli diamo il fianco, non ci possa recare grave danno, anche se effettivamente, come avevo già detto, ci ha recato già un po' di danno. Per fortuna non ci ha fatto la Santa Barbara, quindi non ci ha, o meglio la Cittadella, quindi non ci ha fatto nulla. Allora guardate, questa è una situazione in cui pochissimi se ne potrebbero uscire tranquillamente. Cerchiamo di sparare alla linea di galleggiamento. Effettivamente la situazione è questa: un siluro ci ha appena sfiorato e quindi ci garantisce effettivamente la kill, non ci garantisce la kill, però ci permette. Noi viriamo tutto a sinistra, io mi sono visto la morte in faccia, evitiamo, non so, grazie a quale miracolo, tutte le bombe. Ci ritroviamo questo incrociatore francese, spariamo dei siluri, i siluri fanno cilecca perché erano troppo ravvicinati, non hanno avuto modo di innescare
l'esplosione e noi cerchiamo effettivamente di dare il fianco, dare il massimo di numero di cannoni nella sua direzione, addirittura disabilitiamo una torretta, noi continuiamo, le secondarie fanno il loro lavoro, noi cambiamo direzione senza ancorarci all'isola, cerchiamo di dare gli ultimi due colpi di grazia. Primo colpo arreca un buon danno, 3100, quasi 3400, 3300, e l'ultimo colpo abbiamo abbiamo 2 secondi, 3, 2, 1, spariamo la linea di galleggiamento con gli AP e ci porta a casa la seconda kill. Signori, è stata una partita non indifferente a parer mio, soprattutto dopo tanto tempo che non trattavo questo gioco. Io spero veramente che vi sia piaciuto questo video, vi ringrazio veramente tanto e comunque, ehi tu, sì, proprio tu che stai guardando il video, se hai modo, iscriviti al canale e lascia un piccolo like. Grazie.